Le vacanze di Natale sembrano un ricordo lontano, con i trasferimenti tra le regioni bloccati fino al 7 gennaio, secondo quanto rileva Confturismo, Confcommercio con SVG, mancheranno nelle strutture turistico-ricettive tra fine di dicembre e gennaio 10,3 milioni di turisti che avrebbero speso non meno di 8,5 miliardi. Ci si proietta direttamente all'estate, saltando a pie pari l'inverno e immaginando qualche viaggio all'estero in mete europee come Spagna e Grecia. Per tornare a sciare bisognerà aspettare il prossimo 7 gennaio, questo quanto stabilito dall'ultimo DPCM con le linee guida da seguire durante le festività. Niente settimana bianca dunque nel mezzo delle vacanze di Natale. Fino a quella data gli impianti potranno essere utilizzati solo da atleti professionisti e per gare sportive. A partire dal 7 gennaio 2021 saranno aperti agli sciatori amatoriali, solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e validate dal Comitato Tecnico Scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e in genere assembramenti. Il crollo in primavera, un parziale recupero in estate e un nuovo calo in autunno. Il 2020 per il trasporto aereo sarà archiviato come un anno estremamente negativo a causa della crisi Covid-19. Secondo i dati Eurostat, il primo impatto è stato visibile nel marzo 2020 con una diminuzione del 44% del numero totale di voli commerciali nell'Unione Europea rispetto allo stesso mese del 2019. Ma le flessioni più consistenti nel numero di voli commerciali si sono registrate ad aprile, maggio e giugno, con cali che hanno superato il 90%. A luglio e agosto si è registrato solo un parziale recupero, ma a settembre e ottobre la flessione è ancora peggiorata. A Cienfuegos, bei palazzi in stile, turisti e un arco di trionfo del 1902. A scuola i ragazzini che avevano vissuto poco i giorni di Castro si preparavano ad affrontare nuove realtà. Il teatro Thomas Terry, molto ben curato, aveva ospitato Enrico Caruso che aveva cantato Sole Mio e Sara Bernard che aveva recitato La morte di Cleopatra. Ma se il Teatro Terry aveva visto sulla scena grandi artisti di valore mondiale, fuori si suonava ancora la musica cubana. Non ci si dimentica mai del comandante Guevara. E a proposito della rivoluzione, a L'Avana un carro armato ricorda la cacciata del dittatore Batista. A Santa Clara il mausoleo di Che Guevara ospita tanti ricordi degli anni di fuoco di Cuba. Con nostalgia molti rievocano quell'epoca attraverso i cartelloni del regime. Hasta la vittoria, sempre, o meglio, finché è vissuto Castro.